È arrivato il momento anche per me di farmi un computer come si deve, un i9 con dentro due Radeon 7. Due Radeon 7. E si sta lustri. Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Allora, un piccolo follow up del video precedente e però in questo video faccio anche un'altra cosa. Intanto vi faccio... Per tutti quelli che non hanno mai visto questo canale, che Dio ve la mandi buona perché non avete idea di dove siete capitati, per tutti quelli che seguono il canale vi faccio vedere un piccolo follow up del video precedente dove rispondo ad alcune delle vostre domande, soprattutto sul discorso dell'Airflow. Dopodiché mi metterò ad assemblare il computer i9 12900K che mi è stato donato da Salvo, un iscritto su Patreon. E anche qui, per tutti quelli che non hanno mai visto questi video che faccio, questo canale non sapete cosa è, non è colpa mia. Quindi questo pezzetto che vedete ora è una parte di un video che ho messo proprio su Patreon durante la settimana. È tutta la notte che lavoro su questo bussolo. Vi fa vedere perché. Aspetta, è da là? Questo mi è stato spedito con la posta di MVV Blog. Enermax Liquimax 2. Dissipatore a liquido. Non va. La pompa gira, però evidentemente dentro c'è abbastanza liquido, c'è entrata l'aria, oppure la pompa non funziona più come dovrebbe e la CPU arrivava a 90 gradi. Cioè, a cose normali la CPU stava già a 40 gradi. Sotto carico andava oltre 90 gradi e questo povero computer, secondo me, non gli ha fatto molto bene. Quindi cosa ho fatto? Ho risbudellato completamente tutto e ci ho rimesso dentro il dissipatore ad aria normale. E ora vi faccio vedere anche una certa cosa, perché tutti nei commenti hanno detto: ma qui sopra c'è il vetro, perché ci hai messo le ventole? Qui sopra c'è il vetro, le ventole non servono a niente. Ma voglio dire, ma ti pare che la Thermal Take fa un case dove te monti le ventole e l'aria non esce da nessuna parte? Quindi da dove esce l'aria, no? Se sopra c'è il vetro. E il vetro non è chiuso sopra il case. E il vetro c'ha tutta un'apertura, una fessura tutta intorno che fa uscire l'aria. E cacchio se ci esce l'aria di qui. E il dissipatore della CPU ha tre ventole. Una davanti che è collegata con tutte le altre ventoline qui e quindi gira per i cazzi suoi perché non è collegata al computer. Poi c'è una ventola qui dietro che è collegata proprio al computer e quindi prende la velocità tramite il BIOS del computer. E poi c'è un'altra ventola qua giù dietro, tanto ce l'avevo, e quindi 1, 2 e 3, l'aria viene risucchiata da qua e viene buttata fuori da dietro. C'è un flusso d'aria pazzesco praticamente, quindi proprio la CPU sta freschissima. La GPU che ci ho infilato dentro è la 1660 Super. E qui davanti c'è l'impianto Hi-Fi, e giustamente qualcuno ha detto: ma questa è una merdina, non è un impianto Hi-Fi. È proprio una merdina, no, però ovviamente non è neanche un impianto Hi-Fi vero e proprio, questo è un impianto Hi-Fi Car. E anche l'amplificatore a tutto bordone assorbe 10 watt, non ha nessuna potenza, perché tanti mi hanno detto: ma l'amplificatore lì dentro affogato, poi brucia. Ma qua brucia, non si scalda per niente. Oltretutto ci sono 4 ventole, di cui 2 sono proprio sopra l'amplificatore, dove creano un getto, un flusso d'aria che lo raffredda, cioè sicuro garantito come il sole. Il problema invece, ripeto, è proprio il computer, perché è un va una sega, è quello il casino, un va. Proviamo il memory stress test. Vai. Ecco. E si è proprio spento direttamente. E riparte, non è un problema. E non so se questa cosa dipende dal sistema operativo, ma secondo me dipende proprio dalla memoria, perché si inchioda ogni volta che faccio il test della memoria. Provo a fare una cosa, vediamo, provo l'ultima OS e poi basta, poi compro un'altra scheda madre e vaffanculo, perché cioè, ho reinstallato il sistema operativo da zero. Con il precedente programma, quando faccio la prova della memoria, si schianta sempre ugualmente. Ma non vorrei fosse proprio il programma, perché ora sto facendo tutti i test con Passmark. E per ora il computer li ha passati tutti. Ora sto provando la memoria. Vediamo. E non si è schiantato. Assolutamente. Forse è questo programma qui che ha dei problemi. Burning test. Test della memoria. Go. Thank you.
test passato. O beccatelo. Vabbè, qui c'è tutta una serie di robe. A tape addirittura. Cosa è tape? Scusa, eh. Fai il test del registratore a cassette che c'è un filato dentro? Ma dai, voglio vedere. Magari se ci infilo la cassetta, dai, no, scherzo. Allora, a quanto pare il computer funziona, non scalda neanche un cacchio, ovviamente l'airflow c'è e qui sopra l'aria esce. A questo punto qui, questo lo posso levare di giro e mi posso mettere a fare quello che volevo fare oggi, ovvero assemblare l'i9. Questo è effettivamente il primo computer decente che ho da quando sono nato, praticamente. Il computer è un i9-12900K montato su un Asus ProArt Z690 Creator Wi-Fi. L'alimentatore è un Silverstone da 1500 watt, 1500 gigawatt di potenza! Il dissipatore della CPU è un Mars Gaming ML Ultra 240 bianco con ventole e tubi ARGB. Però io i tubi li ho smontati e li ho posizionati qua giù perché mi sembrava meglio. Ma intanto andiamo a vedere se si accende, perché non ho la più pallida idea proprio. RGB! Ecco, è proprio questo il problema, l'RGB. Il computer funziona, lo vedete, cioè questo è un computer che funziona per forza, poi dopo magari vedremo come e quanto funziona. Ma quello che mi manda nei matti è l'illuminazione RGB. Perché? Le ventole davanti sono della Corsair, sono ARGB e hanno il loro sistema proprietario IQ con la sua applicazione smisurata, grande, enorme, che non si sa dove va a finire. Mentre la gestione dei LED della Mars Gaming è tutta diversa, è semplicemente ARGB ed è collegata alla scheda madre e quindi funziona con un'altra applicazione dell'Asus che du palle grosse così. Io non ce le voglio questa applicazione del computer, ma che me frega a me? A me basta se accendono LED e fine. Come succede con questo computer di qua? La scheda madre che è qui dentro non ha la gestione diretta dell'RGB, quindi tutte queste ventole sono collegate con un controller che ha un telecomando esterno e quindi funzionano indipendentemente dal computer, cioè io qui posso settare tranquillamente sia il colore delle ventole, i giochi di luce, ce ne sono veramente un'infinità, e una volta impostato il colore io di questo me ne posso dimenticare perché tanto rimangono così anche se spengo il computer e lo riaccendo. E quindi a questo punto, prima di fare qualsiasi altra roba, voglio finire proprio di assemblarlo e far funzionare questi LED con un telecomando e ciao! Allora, questi sono i LED che ho utilizzato su questo computer e sono LED ARGB, ovvero addressable RGB, della serie che si possono comandare uno per uno. I LED infatti in questa striscia LED hanno l'alimentazione collegata in parallelo e poi c'è un canale dati che indica ad ogni singolo LED di che colore si deve accendere. E infatti, come vedete, i LED cambiano colore in sequenza, nonostante siano collegati tutti insieme in cascata. Di queste strisce LED ne esistono di due tipi, quelle fatte con i LED VS20 2812B e quelle fatte con i VS2813. I 2812B hanno solo una linea dati, i 2813 invece hanno due linee dati, in modo che se si rompe un LED nella catena rimane spento solo quello e tutti gli altri continuano a funzionare. E qui le ventole sul frontale sono fatte proprio con i 2813, mentre le ventole del dissipatore e anche di tutti gli altri LED che sono dentro sono fatte probabilmente con i 2812B, e questo mi impedisce di collegarli direttamente alla centralina che è
qui dentro perché questa ha due linee dati. Tecnicamente si può fare, però non si può andare a fare direttamente infilando il cavetto dentro perché non ci va. Comunque io voglio utilizzare questo sistema con questo controller esterno in modo da poter utilizzare il telecomando e fare come cavolo mi pare. Quindi devo individuare solo quali sono le linee dati e vedere se collegandole di qua funziona qualcosa oppure no. A regola sì, però io un hack ne sappia poi così tanto, quindi magari non va una sega. Vediamo. Allora, le ventole vanno a 12 volt, però i LED hanno un'alimentazione separata a 5 volt. Difatti qui sulla centralina vedete che le ventole hanno 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cavi, mentre i LED ne hanno solo 4. In teoria dovrebbero essere due cavi dati, poi il positivo e il negativo. E sulle ventole anche ci dovrebbero essere due cavi dati, il positivo a 5 volt, il positivo a 12 volt, un negativo e anche un cavo PWM per dare la velocità alle ventole, forse. Comunque andiamo a vedere le strisce a LED come sono alimentate. Toh, ho già beccato i 5 volt, quindi questo di qua è il positivo, questo è il negativo e nel centro ci sono le linee dati. Bisogna vedere quale delle due è quella giusta. Teoricamente sono tutte e due uguali. Gli do intanto una misurata col tester così tanto per vedere, 0,8 volt e su questo piedino sembra non ci sia proprio niente, quindi la linea dati dovrebbe essere questa. Questa è l'alimentazione dei LED del dissipatore a liquido e il cavetto giallo sono i dati, il negativo e 5 volt positivo. Quindi ora l'attacco qui e si vede che cavolo viene fuori. Rischio di fare un disastro, ve lo dico. Un disastro totale, il disastro più totale. E collego anche il positivo e funziona, funziona, lo vedo già. Perfetta al primo colpo. Olè. E contemporaneamente continuano a funzionare anche tutti questi altri LED. E questi sono LED con una sola linea dati, mentre le ventole che sono qui davanti hanno due linee dati. Quindi vediamo un attimino come sono alimentate queste qui. E abbiamo i 5 volt. Vediamo qual è di questi la linea dati, quella giusta. Ci vedo un cacchio nulla, Maremma. Tutto nero. Qui ci abbiamo qualcosa. Questo è bello forte come segnale però, Vediamo quello sotto. Qui non c'è... No, anche qui c'è qualcosa. Qui tutte e due. E allora qui bisogna fare una... Non lo so. Sono diversi ovviamente. L'importante è capire qual è il positivo e il negativo. Poi le linee dati e... O la va o la spacca. Quindi il positivo è questo, il negativo è questo e in mezzo ci sono due linee dati che però si comportano diversamente da quelle che sono qui. Potrei attaccare l'oscilloscopio, ma tanto già belle visto che sono diverse. Proviamone una a casaccio. Il negativo lo collego qui, il positivo lo collego qua, linea dati e va, però non va, cioè si è accesa ma non va. Colleghiamo tutte e due le linee dati, fai vedere? Niente, niente, zero completo proprio. Niente, questa linea dati qui non corrisponde al modello di dati che deve essere passato a questi cavolo di LED, di queste cacchio di cacchio. Ah! Invertiamo le linee dati. 1, 2. Ah, ora va! Funziona! Funziona! Rosso ed è rosso. Blu è blu. Verde è verde. E quindi siamo a posto. Giochi di luce funzionano. Funziona! Quindi ho trovato la quadra. Posso collegare tutti i LED RGB a questo cavolo di scatolotto. Allora, ho connesso le tre ventole qui davanti direttamente con un cavetto, sperando di non aver sbagliato le polarità. Questo dovrebbe essere il positivo, questo è il negativo e questi qui in mezzo dovrebbero essere i cavetti dei dati. Boh, dovrebbe andare bene, non lo so. E si prova e buonanotte al secchio. Lo collego. Power! Sì, va! Vediamo un attimino col telecomando. Blu, rosso, verde e tutti i giochini famosi di prima. Quindi le tre ventoline davanti funzionano. Ora bisogna vedere invece il Mars Gaming. E anche per quello ho creato un cavetto con lo stesso connettore, dove anche qui abbiamo il negativo, il positivo e nel centro un solo cavo dati. E lo vado a collegare. E funziona! Funziona anche quello! Devo aggiungere una ventolina anche qui dietro, posso usare una di queste qui. Vediamo intanto se la collego qua giù se funziona. Il gioco di luce lo fa e vediamo di farla anche partire. Olè, perfetto!
Metto questa ventolina qui dietro e poi inizio a programmare il computer. E grazie alla magia dell'editing, il computer è già montato e ci ho già inserito anche qualche programma. E come avrete visto dall'inizio del video, dentro ci ho installato due Radeon 7. Se segui il canale avrai visto che me ne hanno regalate due, se non segui il canale... So che mettendo due GPU su un i9 le faccio funzionare a 8x, ma me le hanno regalate quindi non me ne frega niente. E comunque questa è una GPU strana già di suo. E Sadditech ultimamente ha fatto un video dove spiega che in effetti non faceva poi così cacare. Allora andiamo a vedere il performance test della GPU. Anche se questo computer si può overclockare di brutto, io qui ancora non l'ho fatto. Vai! (ride) 99%! Proviamo TimeSpy. Non sono sicuro che il software utilizzi le due GPU insieme e nel caso se ne usa una sola, questa viene un po' limitata dalla banda passante 8x del PCI Express. Ma mettiamola a confronto con un RTX 4080 montata esattamente sullo stesso computer. Il confronto ovviamente è impietoso perché la 4080 stravince in modo esagerato. Ma nonostante tutto, questo TimeSpy sulla Radeon 7 sarebbe comunque perfettamente giocabile. E infatti il risultato è... leggendario! Non è un gioco con ray tracing, comunque ha utilizzato tutte e due le GPU. Ma a me interessa vedere come si comporta con il montaggio video. E per il discorso della gestione dei plugin che utilizzo su ogni scena, per esempio qua giù ce ne sono già due o tre di plugin sopra, Cosmo che sistema un pochino la pelle, Illumetri per dargli un look e una LUT particolare. E devo dire che questo computer non si rende neanche conto che ho applicato dei plugin, cioè proprio va dritto senza nessun tipo di rallentamento. Invece voglio vedere come funziona il render che utilizza tutte e due le GPU. Vediamo quanto tempo ci mette a codificare 8 minuti di video. Ok, tempo impiegato per il render 10 minuti e 9 secondi. Praticamente mi ha fatto il render in 4K nello stesso tempo in cui l'altro computer mi fa il render in Full HD. Quindi questo ragazzi era solo un video così senza pretese perché devo finire di lavorare su questi computer per rimettere in piedi tutta la mia render farm ed è per questo che ho imbroccato una serie di video tutti sui computer. Comunque il prossimo video non sarà subito su questo qui, ma sarà su un'altra cosa perché sto aspettando che mi arrivi del materiale per finire anche questo. E sarà un video di riparazione, una roba che non c'entra niente con i computer. Comunque questo video finisce qui, io vi ringrazio di averlo visto, vi ringrazio di essere stati qui con me nel bunker a tenermi compagnia e mi raccomando restate sani.